Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono in partenza per Napoli, dove comunque questa sera giocheremo la finale di YouTuber League, quindi crociamo le dita, fateci un grosso, grossissimo in bocca al lupo perché vi dà la possibilità di alzare la seconda coppa stagionale, sarebbe veramente una soddisfazione grande, 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 una trasferta ovviamente sentita perché giocare a Napoli con la maglia della Juventus deve avere un sapore differente, sicuramente. Quindi dai, proviamo a portare a casa una seconda coppa. Oggi sono ancora qui per collegarmi un po' al video che vi ho portato ieri sulla tifoseria, anzi mi fa piacere aver letto diversi commenti, aver letto anche diverse posizioni, è stato molto molto interessante. Oggi provo a aggiungere un pezzettino perché è cambiato qualcosina. Un ragazzo che conosco mi ha mandato una lettera che ha scritto nei confronti della Juventus e mi ha chiesto di parlarne qui sul canale. Tra l'altro questa lettera me l'aveva mandata prima della conferma di Massimiliano Allegri in panchina e sebbene io non condivida tutti i punti e gliel'ho anche fatto presente, gli ho detto guarda, d'accordo ne parlo, però ti prendi sia i punti in cui sono d'accordo, sia i punti in cui non sono d'accordo, ha cercato anche di spiegarmi un pochettino meglio e quindi voglio farvela leggere. A quella che fu la Juventus Football Club, dopo 33 anni di sostegno incondizionato, la metà dei quali passati da abbonato, dopo che ci avete spiegato che per il bene della società il tifoso, oltre che tifoso, doveva essere un cliente, dopo aver speso migliaia e migliaia di euro seguendo la mia passione in ogni parte del mondo, sono qui presente a comunicare che in seguito alla vostra scelta di confermare un personaggio tecnicamente e soprattutto moralmente inadatto alla guida di quella che è stata la società calcistica più gloriosa d'Italia, mi vedo costretto a trovare un'occupazione differente per i miei fine settimana. Penso sia evidente che vi siano concorrenti che, parlando da cliente, forniscono intrattenimento di qualità ben superiore a livello mondiale. E non mi riferisco all'ambito calcistico, sebbene non so nemmeno se voi vi ricordiate cosa sia. Non è una questione di risultati, abbiamo sostenuto Zaccheroni, è una questione di coerenza e attaccamento, perché non è accettabile questa volta da tifoso sentirsi dire da un signore che prende un lauto stipendio e che dice di rappresentare la Juventus, se volevo vincere andavo da un'altra parte. Certi della vostra comprensione, ma assolutamente disillusi dal fatto che possiate ravvedervi delle scelte scellerate che portate avanti da anni a questa parte, pongo distinti saluti. Un cliente insoddisfatto, nonché ex tifoso affranto. Post scriptum, un ringraziamento a Francesco Calvo, quantomeno per averci provato un raggio di sole in una marea di, in un mare di melma. Allora, parto dalle cose in cui non sono d'accordo. Prima cosa che gli ho detto è io parlare della moralità di un personaggio di un tesserato Juve che non conosco personalmente, me ne lavo bene le mani e me ne tengo lontano proprio perché non ho gli strumenti necessari per giudicare moralmente quello che è Massimiliano Allegri, anche se la parte successiva in cui riporta il virgolettato con se volevo vincere da un'altra parte, beh, questo mi trova d'accordo perché non credo che sia assolutamente una frase attribuibile al concetto di Juventus o alla Juventus o a una squadra che comunque gli investimenti dal punto di vista sportivo, quindi riconoscendo lo stipendio allenatore o facendo compravendita dei giocatori o comunque avendo il monte ingaggi più alto in Italia, io sono convinto che anche la Juventus non fosse partita con l'idea di vabbè, se volevamo vincere facevamo un'altra squadra o investivamo i soldi diversamente. No, Juventus aveva allestito una squadra per provare già a vincere, almeno provare a vincere, che è un concetto diverso dal vincere. Quindi dal discorso della morale, beh, questo lo lascio a chi di dovere, chi conosce Allegri personalmente, chi ha lavorato con lui, chi lo vive quotidianamente. Per quanto riguarda invece l'ex tifoso affranto, non sono per niente d'accordo e qua gliel'ho proprio fatto notare subito, ho detto guarda, va bene tutto, però dato che dicevo anche ieri, tante persone hanno detto d'ora in avanti non seguirò più la Juventus, io qua non mi ritrovo assolutamente con le tue parole perché non mi ritengo un ex tifoso. E il ragazzo mi ha spiegato che quell'ex tifoso è stato evidenziato da tanti che hanno comunque condiviso questa lettera. E lui diceva semplicemente che è un ex tifoso rispetto a quello che era una volta, proprio perché da qualche anno sente di essere stato trasformato in un cliente piuttosto che in un semplice tifoso, dopo tanti anni di sostegno alla curva, alla Juventus e a tutto quello che è stato il mondo Juve, sia in Italia che in Europa. Ok, quindi questa è un po' la spiegazione. Credo che ci siano dei concetti però interessanti, credo che davvero quello del cliente tifoso sia il principale. Io voglio più che altro raccontarvi la mia posizione e anche la mia storia personale, perché ognuno di noi ha una storia da raccontare, no? Abbiamo tutti la possibilità di esprimere un concetto. Io voglio arrivare semplicemente a parlare di me,
di questa stagione. Poi, se volete, parleremo anche della prossima, ma della precedente, ma questa stagione io sono andato 6 volte, mi pare, allo stadio a vedere la Juventus, a Parigi col PSG, a Torino col PSG, a Torino con il Maccabi, a Reggio Emilia con il Sassuolo, a Torino con il Nantes e a Torino con il Siviglia. Mi pare di aver visto 6 partite quest'anno, se non ho sbagliato qualcosina, ma dovrebbero essere state queste 6. Di queste 6 abbiamo perso col Sassuolo e abbiamo perso 2 col PSG, quindi 3 sconfitte, una vittoria, che è l'unica vittoria in Champions, che è quella contro il Maccabi, e 2 pareggi, che sono stati Nantes e Siviglia. Al di là dell'aspetto meramente risultatistico, che meramente poi però il tifoso ci guarda, ma non è che il tifoso va allo stadio soltanto se è convinto di vincere, perché sennò col cavolo che vado a Parigi, sennò che col cavolo che vado a Torino a vedere la partita col PSG, sono le partite che comunque sogni di vedere. A me da un po' di tempo a questa parte preme di vedere più che altro le partite europee. Questo perché comunque io mi sono già fatto un paio d'anni di abbonamento, allora lo Juventus Stadium, all'epoca era lo Juventus Stadium, il secondo e il terzo anno di Conte, ho visto 2 scudetti dal vivo ed è stato comunque una spesa, perché considerate che 2 abbonamenti, io e mio papà andavamo via insieme e dato che non siamo di Torino dovevamo raggiungere Torino tutte le volte. Vi faccio un esempio banale, la partita col Siviglia. Per fortuna ero ospite di Tops, quindi il biglietto non ho dovuto pagarlo, cosa che invece ho dovuto fare nella partita precedente, quella col Nantes. Per fortuna i biglietti in quell'occasione non costavano tantissimo, io ed Avom abbiamo preso la palla al balzo e siamo andati allo stadio insieme, abbiamo speso, non lo so, non mi ricordo, una 30 euro di biglietto, 35, non mi ricordo, una roba del 35-40, una roba del genere. Al di là del biglietto della partita, che rimane comunque qualcosa di molto pesante, la mia esperienza è la seguente: per raggiungere Torino ci devo andare in treno, perché sennò sono costretto la sera a ripartire in macchina e farmi 4 ore e mezza di macchina col buio, tornando a casa alle 4 di mattina diventa un po' problematica, quindi devo per forza di cose prendere un treno, prendo un'alta velocità, mi costa 50 euro l'andata, 50 euro il ritorno, sono 100 euro più il biglietto della partita, più il mangiare ovviamente più il regionale, quindi aggiungi altri soldi perché devo raggiungere Bologna Centrale e in più devo dormire là. L'ultima volta ho speso 165 euro per una camera di Booking, tra l'altro sono stati molto carini i ragazzi dell'hotel perché Booking aveva fatto un errore, mi aveva comprato 2 camere e mi sono ritrovato con 2 camere la stessa sera prenotate, anche se in realtà ne avevo presa solo una. Quindi mettiamo un po' tutto insieme, 165 la camera, 100 e rotti il biglietto, siamo quasi a 300 euro solo così col mangiare, più il biglietto della partita, voi capite bene che non è che sia proprio tutte rose e fiori. Quando sono andato a Parigi mi sono pagato il volo, mi sono pagato l'aereo e voi direte, è anche il tuo lavoro e quindi lo fai volentieri, ed è assolutamente così. Poi dall'altra parte, se proprio dobbiamo farmi conti in tasca, ma non c'è problema, sono cose di cui parlo tranquillamente, a me conviene molto di più rimanere a casa, perché facciamo anche la diretta su Twitch, perché è molto più rapido creare contenuti e caricare contenuti. Voi non avete idea di quanto tempo ci si metta. Le ultime volte che sono andato allo stadio, complice la presenza di tante persone, diventava anche complicato caricare il contenuto subito. Poi ovviamente la qualità non è la stessa, c'è più rumore, però una volta ogni tanto, perché a me piace comunque andare allo stadio, ci può anche stare fare una roba di questo tipo e per portare anche dei contenuti diversi dalle solite 4 mura nelle quali sono rinchiuso. Poi vi dico la verità, oggi pensare, dopo le partite che ho visto, che sono state abbastanza deludenti, forse la partita più bella che ho visto insieme alla, ovviamente, la vittoria col Maccabi, ed è incredibile, io quest'anno mi sono visto l'unica vittoria in Champions della Juve, è stata la sconfitta col PSG al ritorno, perché secondo me lì io ho fatto una discreta partita. Però ragazzi, cioè, questa è la mia storia, ma quanti come me, anche tra di voi, magari addirittura messi peggio, io leggo di ragazzi che mi dicono, guarda, ho incontrato ragazzi addirittura allo stadio, mi dicevano, siamo appena arrivati da Bari col Flixbus, non so neanche come si pronuncia, e lì dici, cavolo che passione, cavolo che cuore, però quanto tempo, quanti soldi ci vogliono per fare queste cose? Tanti, tanti. Per quello che, secondo me, il concetto di questa lettera è molto profondo. Cioè, il tifoso è tifoso. Io ripeto, io l'anno prossimo sarò qua,
sarò qua a commentare tutte le partite della Juve, a vedere tutte le partite della Juve, sarò qua, sono deluso ma sarò qua, cioè non mi muovo da qua, io la Juve la continuo a tifare, è inutile che ci giriamo intorno, continuo a essere innamorato di questa maglia, di questi colori, non ci posso fare niente. Poi se devo dirvi che sono contento, no, vi direi una bugia, vi devo dire che sono deluso, che sono state scelte che non mi hanno ritrovato, nelle quali non mi sono ritrovato. Anche andare allo stadio, negli ultimi 2 anni, ragazzi, io allo stadio ho visto 2 vittorie della Juve, una col Maccabi e una col Malmo. Porterò sfiga io, d'accordo, però se andiamo a prendere i numeri dell'Allegri Bis e li avevamo già snocciolati, vediamo che c'è un alto tasso di sconfitte e di pareggi per quella che dovrebbe essere la storia della Juve e gli standard della Juve. Un alto tasso. Se prendiamo in considerazione i big match, credo che ne abbia vinto uno col Chelsea l'anno scorso nel girone, uno con l'Inter quest'anno in campionato, e un paio con la Lazio, uno con la Roma e credo poco altro. Il Milan non l'hai mai battuto. Insomma, iniziano ad essere dei numeri abbastanza preoccupanti, secondo me, per quelli che dovrebbero essere i standard della Juve. Quindi sentirmi dire se volevo vincere andavo da un'altra parte, a me è una cosa che mi fa anche dire, ma scusami, allora io perché dovrei fare tutto questo sbattimento, questo movimento, dedicare magari una giornata e mezzo, se non 2 giornate, a venire a seguire la partita, spendere dei soldi che non mi tornano, perché ovviamente sono progetti in perdita quelli di andare allo stadio, anche per me, anche se magari mi offrono il biglietto, perché tanti non la capiscono questa cosa, anche se ti offrono il biglietto e questo è il tuo mestiere, sei in perdita, cioè sei rosso, lo fai perché sei innamorato di questa squadra, perché ami questa maglia. Cioè, tutto il resto è spese mie, ragazzi, che tante persone mi hanno fatto sempre le pulci perché magari ogni tanto, e poi pensano che sia la Juventus, ma a me la Juventus non mi ha mai regalato un biglietto. L'altro giorno sentivo uno che nei commenti diceva, ah vedi la Juventus ti ha fatto andare allo stadio, ragazzi, era un evento Adidas, ero stato invitato da Adidas, cioè proprio la Juventus non mi ha mai scritto niente di queste cose qui. E se ci sono gli sponsor che hanno piacere a fare delle collaborazioni, io sono il primo a essere contento a fare queste collaborazioni. Però ricordatevi che sono collaborazioni che per me sono in perdita, proprio perché il biglietto allo stadio non va a coprire tutte le spese che ci sono dietro al trasporto e al pernottamento e al mangiare. E ovviamente, cosa fai? Non ti bevi magari quella birra allo stadio? Certo, ti potresti risparmiare, ma nel momento in cui vai allo stadio vuoi anche viverti il momento, perché, dico la verità, negli ultimi 2 anni la cosa bella di andare allo stadio è stato il pre-partita, di trovarmi con voi davanti allo stadio, di fare 2 chiacchiere, fare 2 foto, bere una birra. Cioè, queste sono cose meravigliose. Questo è lo spirito che mi porto dentro di questi 2 anni che sono stati difficili, ma dopo il Covid, la riapertura dello stadio, queste cose qua sono le cose migliori che sono accadute lato trasferte, anche per andare a vedere una partita in casa, perché purtroppo non vivo a Torino. Però non si può ignorare che poi dentro il campo è mancato qualcosa, sia mancato qualcosa. Ripeto, sei contento che rimane Allegri, per me non c'è problema, ognuno ha diritto ad avere la propria opinione, ha diritto ad avere la propria posizione. Però il concetto che effettivamente oggi il tifoso Juventus sia soltanto un cliente, per me è sbagliato, ragazzi, che cosa vi devo dire? Si è perso quel punto di vista che deve essere il concetto di squadra sportiva, quello non c'è. E ripeto, questa è la mia storia, la vostra può essere simile, diversa, uguale, più pesante. Però ragazzi, se devo pensare all'anno prossimo quante volte andrò allo stadio, probabilmente ci farò più volte un pensiero, perché che cosa mi spinge ad andarci? Cioè, se anche quelli che lavorano per la Juventus per cercare di far tornare grande la Juve, forse fino alla fine non ci credono davvero e si va avanti perché sì. Devo essere io a muovermi per... Cioè, è ovvio che se ci sarà l'opportunità di andare a vedere delle partite come appunto Juve-PSG, magari lo sforzo lo farò, addirittura se ci saranno delle trasferte da fare, andare a vedere PSG-Juve come ho già fatto, lo farò, perché io non è che sono qui a dire abbandono la squadra, abbandono l'allenatore, abbandono i ragazzi, io ci sono, io le partite me le guarderò, le commenterò qui insieme a voi. Poi se devo dirvi che sono felice di quello che ci aspetta nella prossima stagione, che sono sereno e che non vedo l'ora di andare allo stadio perché so che l'anno prossimo cambierà qualcosa rispetto ai 2 anni che abbiamo passato, no, non è assolutamente così, e anzi
dall'anno prossimo mi farò due conti in tasca in più, lasciando un po' da parte la componente legata al cuore, l'affetto, ragionando anche un pochettino più con la testa. Ma non perché voglio, perché non sento quel rispetto che dovrebbe avere la società Juventus nei confronti del tifoso. Ripeto, e sono anche una condizione nella quale fortunatamente mi sono ritrovato in più di un'occasione ad avere un biglietto offerto da uno sponsor. Quindi nemmeno devo fare quel conto lì di tanto in tanto, come invece capita anche che io sia costretto a farlo. Però non so se ne vale la pena ad oggi, perché tutte le volte che sono stato allo stadio negli ultimi 2 anni, ragazzi, ho avuto quella sensazione lì, di una squadra che è lì, sì, perché lo deve fare, ma vincere, perdere, pareggiare, alla fine è la stessa cosa, perché tanto poi c'è questa motivazione, questa motivazione, questa motivazione. Ripeto, non è un discorso che voglio andare allo stadio e pretendere di vincere ogni partita, perché io so benissimo qual è il concetto di sport, secondo me il concetto di sport è sacro, e a maggior ragione, figuratevi, io ho iniziato a seguire la Juventus con la Serie B, cioè figuratevi, il mio primo scudetto con la Juventus è stato un campionato di Serie B, il mio primo trofeo con la Juventus, quindi campa cavallo che l'erba cresce. Però credo che ci sia anche una via di mezzo, e credo che dopo 2 anni di questo tipo, dopo 2 anni insufficienti sotto tutti i punti di vista, il tifoso della Juve abbia almeno il diritto di dire: sai cosa? Alla fine andare allo stadio è una mia scelta, se devo fare dei sacrifici tali per cui forse non li faccio più, perché dall'altra parte non sento più quel rapporto di fiducia. Credo che sia sacrosanto, anche perché nessuno ha mai firmato niente, cioè essere tifoso della Juventus non significa aver firmato un contratto che ti obbliga ad andare allo stadio, sta roba non esiste. Poi io sono convinto che tante persone continueranno ad andare allo stadio, perché comunque magari, che ne so, in curva ci vai perché sei contento di vivere quel clima di curva, e che sia Allegri, che sia Conte, in porta fino a un certo punto. Io che sono sempre andato allo stadio per andarmi a vedere le partite, sono sempre stato un tifoso da tribuna, vi dico la verità, me la guardo anche per TV, che è la stessa cosa, a meno che non ci sia una partita di un certo tipo o una trasferta di un certo tipo che in questo momento mi invoglia di più ad andarla a vedere, o una partita europea. Di campionato ne ho viste poche quest'anno, ne ho viste veramente poche, credo di aver visto quella col Sassuolo, non me le ricordo neanche più, le ho elencate prima, non me le ricordo neanche più. Fatto sta che, ripeto, sì, non è più un discorso di dire: cavolo, scalo anche la montagna per... E credo che questo sia sacrosanto come ragionamento da parte del tifoso juventino. Poi ci sono dei ragazzi che magari ancora allo stadio non ci sono mai andati, avranno la volontà di andarlo a vedere per la prima volta, per le prime volte, magari il biglietto che rimane lì fa gola perché questa sera sono libero, perché passo per Torino. Queste cose rimarranno sempre, cioè questo è inutile girarci intorno. Io credo che sia anche sbagliato e forse anche poco furbo attribuire patenti di tifo: se fai così allora tifi, se fai colà allora non tifi, se però tu segui io non seguo, tu non devi seguire perché non seguo anch'io. Cioè a me queste cose semplicemente non piacciono, devo dire la verità. Quindi io vi ho riportato la lettera di questo ragazzo, vi ho riportato le sue motivazioni, vi ho detto quello in cui non mi ritrovo, vi ho detto quello in cui mi trovo, vi ho raccontato la mia storia. Sono curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti, perché alla fine poi il tifoso è tifoso. Se ha voglia di andarsi a vedere la partita ci va, se non ha voglia non ci va, e nessuno deve semplicemente dirgli come deve vivere la sua passione, perché è una cosa molto personale, molto soggettiva. Ciao ragazzi, vado a prendere il treno, se no lo perdo, va.